Benvenuti a Rakovica, destinazione continentale turistica ricca di paesaggi, boschi, luoghi speologici situati nel sud di Karlovac, a metà strada tra Zagabria e il mare Adriatico. Come città, Rakovica si presenta nel Medioevo. Fu occupata dai turchi e così iniziò una guerra alla fine del XVII secolo per liberarla. Quando finalmente i turchi furono cacciati da quel territorio, Rakovica iniziò una nuova vita ai confini della Bosnia. A quei tempi, molta gente viveva ai confini e oltre ai stipendi militari, la gente viveva soprattutto di agricoltura e bestiame con piccoli negozi. Rakovica è anche famosa per la rivoluzione del 1861 guidata da Eugen Kvaternik, che voleva liberarla dagli austro-ungheresi. Per questo la scuola ha preso il suo nome e gli ha dedicato un monumento che abbellisce e rende interessante il centro di Rakovica. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, esattamente negli anni 60, iniziò a svilupparsi il turismo. Per sfortuna questo sviluppo lo interruppe la guerra, che iniziò nel 1991, e questo territorio fu di nuovo occupato e distrutto. Solo dopo il 1995 iniziò la ricostruzione di famiglie, di religioni, e il turismo diventò il settore più importante di questa zona. Incominciarono a svilupparsi anche piccoli agriturismi, dove si allevano bovini, pecore e capre. Da qui si produce un formaggio fatto in casa, tipico e famosissimo da queste parti. Le offerte gastronomiche del territorio nel comune di Rakovica è molto buona. Pasti pronti, pasti da ordinare, grigliate e pizze vi verranno serviti da eleganti, gentili e educati camerieri.
Proprio per questo Rakovica è una destinazione che ospita il più grande numero di turisti nella zona continentale della Croazia. Potrete sistemarsi negli alloggi privati. Fino ad adesso sono stati registrati 104 alloggi privati. A parte alle camere e agli appartamenti, qui vi aprono 5 hotel e 2 autocampi. Nell'autocamp Corana, nel territorio di 35 ettari, possono accomodare 550 tende o roulotte e vi offre il ristorante, il caffè bar, il negozio e della musica notturna estiva. L'autocamp è aperto da Pasqua fino all'inizio di ottobre. C'è anche un altro autocamp che è situato sulla strada verso Bosnia e Herzegovina. Come in ogni città da croata, anche qui abbiamo nostre tradizioni culturali. Balli, canti e costumi sono stati tramandati generazione in generazione fino ad ora. Nell'autocamp si possono fare lunghe passeggiate lungo il canyon del fiume Corana. Non lontano da lì si trova una città di nome Drežnik fondata nell'XI secolo. Vi aiuterà a conoscervi con un pezzo di storia nel luogo del suo sviluppo. Per questo è stata proclamata come un monumento culturale. Parte delle tradizioni.